Noi siamo venuti qui perché non vorremmo ovviamente assistere a un funerale nei prossimi mesi. Qui non dobbiamo solo evitare una catastrofe per qualche migliaio di persone che rischiano di perdere il posto di lavoro e insieme ad esso un reddito e la speranza di vivere in maniera decente. Ma la catastrofe si allargherebbe all'intera provincia e colpirebbe anche la regione toscana. E questo è un motivo più che sufficiente per impegnarci ad una lotta per evitare la chiusura di Piombino. Ma c'è un altro aspetto che forse, anzi sicuramente, al di fuori di questa piazza e poco altro, è decisivo. Questa è un'avvertenza che può decidere nel tempo del futuro industriale di questo paese. E francamente io ritengo che questa consapevolezza non ci sia. Anzi, siamo circondati da opinioni, da persone della nostra classe politica, della nostra classe dirigente, di coloro che fanno informazioni e spiegano come va il mondo e cosa bisognerebbe fare, che ha l'idea che in fondo in Italia una vecchia e magari gloriosa industria può sparire, e si accingono a darci qualche pacca sulla spalla per spiegarci che c'è un mondo migliore che noi non immaginiamo, che con un po' di cassa integrazione e un po' di mobilità ridurrà molto le sofferenze delle persone. Queste persone sono, quando in buona fede, un problema, quando in mala fede il nostro principale pericolo e avversario, perché un paese come il nostro tutti i giorni ci viene raccontato dai nostri governanti che siamo il secondo paese industriale d'Europa, che questa è la nostra fortuna, che siamo ancora un grande paese e quindi necessariamente dobbiamo avere un grande futuro. A parte il fatto che bisognerebbe dire e sottolineare che siamo la parola ancora, perché la velocità con la quale stiamo perdendo le industrie è spaventosa. Il 43% di tutto ciò che noi esportiamo contiene acciaio. Noi non esportiamo acciaio, noi esportiamo prodotti che contengono acciaio. E se il nostro paese ha ancora un titolo a stare tra i paesi più industrializzati, è il fatto che abbiamo ancora un'industria capace di esportare, perché fa delle cose ottime, migliori della concorrenza. Se noi dobbiamo comprare l'acciaio da altre parti, che cosa accade? Lentamente, come vedete, non è che le grandi imprese muoiono in 5 minuti, muoiono lentamente, con un bilancio in rosso ogni anno. A un certo punto ci spiegano che è finita. Se noi importiamo acciaio dalla Germania, che è nostra concorrente nell'industria metalmeccanica, lo pagheremo un po' di più. Ce lo daranno, non vi preoccupate. Lo pagheremo semplicemente un po' di più. E pagandolo un po' di più ridurremo la possibilità delle nostre imprese di guadagnare il normale,
I nostri salari sono così scesi che non possiamo compensare ovviamente con un'ulteriore riduzione di salari, perché i nostri colleghi tedeschi ne guadagnano il doppio e noi già scontiamo le tasse, le banche, gli interessi, cioè tutto sulle nostre spalle, tutti questi costi in più delle imprese, l'inefficienza della pubblica amministrazione, le licenze che non vengono mai date, i permessi che devono essere comprati, la corruzione. Alla fine, in un paese normale, come purtroppo è questo, cioè in un paese dove l'economia è aperta, lo paga la busta paga di un operaio. Questo è quello che sta succedendo. E per questa ragione che noi non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo accettare la chiusura delle acciaierie di Piombino. Questa è la ragione profonda. Vedete? Ci spiegano, abbiamo un sacco di gente che passa la vita a fare i critici d'arte, no? Ok, noi siamo generosi e tutti devono campare. E questa gente che guadagna anche un sacco di soldi nello spiegarci, ci dice, ma per quale motivo ci vogliono gli altoforni? Gli altoforni inquinano, abbiamo un problema d'ambiente. No, dovremmo cominciare a smettere di produrre l'acciaio, anzi produciamo solo l'acciaio che si può fare con i forni elettrici. Anche qua la stragrande maggioranza è ignorante, prendiamone atto, però almeno la consapevolezza di ascoltare e di capire prima di parlare dovrebbero averla. Il 75% dell'acciaio che si produce nel paese più industrializzato d'Europa si fa con gli altoforni. L'acciaio che si può fare con gli altoforni non si può fare con i forni elettrici. E quindi se noi chiudiamo gli altoforni, chiudiamo la possibilità di fare quella produzione d'acciaio fondamentale come per esempio quella che serve alle ferrovie. Non bisogna, capisco che non bisogna essere sempre degli ingegneri e capire che la temperatura con cui si fonde acciaio bla bla bla, però ascoltassero almeno quelli che ne capiscono. Quindi non ci sono alternative. L'alternativa è quella di smantellarlo. Se in paesi dove gli operai guadagnano molto più di noi, dove sono molto più ricchi i cittadini e dove il livello di vita è migliore del nostro, hanno le acciaierie e gli altiforni e il ciclo integrale, una ragione ci sarà. Non è una questione di quelli che dicono quattro sindacalisti che forse possono essere accusati di guardare al loro glorioso passato. La produzione di acciaio è una questione strategica, non perché lo diciamo noi, perché nessun paese al mondo, né quelli vecchi né quelli nuovi, può produrre ricchezza, benessere e posti di lavoro se non ha la possibilità di produrre l'acciaio in maniera competitiva e di qualità migliore di quello che produce il vicino. Questo è il motivo di fondo perché quello slogan che voi avete coniato non è una parola vuota e non è neanche una questione banalmente e semplicemente da sindacalisti. Altre idee che fanno, come dire, scandalo per me e comunque sono criminose, criminogene perché creano dei disastri, sono quelle di dire, ma in fondo i sindacati italiani vogliono proteggere la siderurgia perché è una grande impresa, hanno sempre paura del mercato, hanno sempre paura della concorrenza, della sfida che questo comporta. Noi non abbiamo mai avuto paura, anche se tutti gli altri pensano che l'abbiamo. Siamo passati dalla siderurgia pubblica, l'abbiamo privatizzata. Non abbiamo neanche guardato il passaporto del proprietario, come vi è noto. Ma se il capitalismo italiano è quello che è, cioè fatto da persone che hanno dei soldi che tengono in posti diversi dalle loro imprese, hanno le imprese dove non mettono mai una lira, salvo i soldi che gli dà o lo Stato o le banche
e ovviamente dopo un po' smettono di darglielo, è colpa nostra? No, vi faccio una domanda che sembra retorica, è colpa nostra, è colpa dei sindacati? Non è colpa dei sindacati. Se per fare tutte quelle belle cose che vengono dette e che sono anche realistiche, occorre dei finanziamenti, investire, e non troviamo capitalisti che noi non combattiamo, eh? È chiaro? Noi non combattiamo i capitalisti, noi combattiamo i capitalisti che non fanno i capitalisti. Noi, i padroni che mettono i loro soldi nelle fabbriche, creano lavoro e posti di lavoro e benessere, a noi ci sono pure simpatici. A noi non ci sono simpatici quelli che non fanno quello che devono fare. Quindi, se non ce li abbiamo, se nessuno vuole investire nell'acciaio, vorrei porci in maniera un po' retorica una domanda, perché c'è anche questo pensiero che dobbiamo cominciare a cambiare. Se la produzione dell'acciaio è sul serio strategica e nessuno riesce a dire il contrario, e non abbiamo aziende private in grado di farlo, che cosa facciamo? Prendiamo atto e ci incamminiamo verso un paese sempre più povero? Io penso che dobbiamo ripensare a quello che sembrava un tabù, che lo Stato italiano deve intervenire nell'economia e sostenere i settori strategici. Non è una questione ideologica, io non ne faccio una questione ideologica e non ne ho mai fatta, però penso che quando un'idea era buona 30 anni fa e si è rivelata con il corso del tempo sbagliata, bisogna essere umili e intelligenti nello stesso tempo e dire non funziona più. E al governo, a un certo punto di questa vicenda, bisognerà fare la domanda fondamentale: l'alto forno non può chiudere, e le ragioni per cui non può chiudere l'abbiamo spiegato. Qualcuno lo deve tenere aperto, ci vogliono i soldi per tenerlo aperto, ma poi ci vogliono i soldi da investire, perché poi bisogna rifarlo, bisogna fare tutte quelle cose che diceva il presidente della regione. E come si fa? E chi le fa? Ecco la questione che ci dobbiamo, la domanda a cui dobbiamo rispondere. È ora forse di dire sul serio che lo Stato italiano non si può limitare a mettere i soldi nella stessa vostra regione in una banca, perché le banche non possono fallire mentre gli operai possono essere licenziati. Forse non è esattamente così che può andare avanti questo paese. E chiudo, perché siamo anche circondati da persone che secondo me in buona fede, no, ci promettono sempre un mondo migliore, ci danno sempre, ci illuminano la mente e il cuore e ci danno un'idea di un'economia immaginifica, no, molto diversa non solo da quella che conosciamo ma anche da quella che c'è negli altri paesi. Allora, io non vorrei che il mondo che loro stanno sognando sia un mondo fatto così, dove gli operai siderurgici tedeschi vengono in vacanza in Italia e gli operai italiani vanno in Germania come emigranti. Questo è un'economia che non ci piace, non fa bene a questo paese e non fa bene nemmeno ai milioni di giovani italiani che non hanno nessuna voglia di andare in Germania come emigranti, ci vogliono andare come turisti. Ecco perché questa è una vertenza simbolica. Qui possiamo perdere, ma se perdiamo qua, la strada del nostro declino come paese sarà irreversibile. E per queste ragioni che non possiamo perdere, e per queste ragioni che se abbiamo qualche idea sbagliata, adesso è ora di cambiarla. Bravo.